Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile cosa fanno oggi e come fanno ad essere ancora ricche? Ecco il loro lavoro e il loro stile di vita. Nonostante il passato turbolento segnato da processi e condanne per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere, Stefania Nobile e sua madre, Wanna Marchi, continuano a vivere una vita di lusso. Condannate nel 2009 e tornate libere nel 2015, le due donne sembrano aver mantenuto uno stile di vita agiato che non ha subito grandi variazioni rispetto agli anni pre-carcere. Ma cosa fanno oggi e come fanno ad essere ancora ricche? Recentemente, Nobile ha raccontato al settimanale Gente come riescono a sostenere il loro elevato tenore di vita, condividendo dettagli sulla loro quotidianità e sulle attività che gestiscono. Stefania Nobile. Viviamo nel lusso, champagne e caviale tutte le sere. Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state fotografate a bordo di una lussuosa Lamborghini Urus, dal valore di circa 250.000 euro, simbolo evidente del loro agio economico. Nobile ha spiegato come, nonostante tutto, il loro stile di vita sia rimasto invariato. È la stessa vita che facevamo all'epoca del processo. Insieme a Davide Lacerenza, mio compagno di allora, ha dichiarato Nobile. Le due donne hanno investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l'Albania, attività che hanno continuato a portare avanti anche dopo la fine delle loro vicende giudiziarie. La presenza di Wanna Marchi nei locali gestiti da Nobile è un elemento di attrazione per i clienti, che desiderano ascoltare i suoi racconti. Mia mamma sta con me anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi la mano e desiderano ascoltare i suoi racconti, ha raccontato Stefania. Questo connubio tra notorietà e imprenditoria ha permesso loro di mantenere uno stile di vita sontuoso senza gravare eccessivamente sulle loro finanze. Viviamo nel lusso, vendo champagne. Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente, ha aggiunto Nobile. Il trucco, a quanto pare, risiede nel saper sfruttare le opportunità offerte dai loro investimenti e dal continuo interesse del pubblico per le loro figure controverse. Nobile ha anche rivelato di essere una dipendente del suo ex compagno, ricevendo uno stipendio dignitoso che le permette di condurre una vita agiata senza le esorbitanti entrate di un tempo. Wanna Marchi di nuovo in TV? Il sogno della figlia. Nonostante il benessere economico, Stefania Nobile ha ancora sogni e desideri non realizzati. Uno dei suoi maggiori desideri è vedere sua madre, Wanna Marchi, tornare a lavorare in televisione. Vorrei rivedere mia madre in televisione. Quello è il suo posto. In un talk in cui raccontare storie di persone come noi, che sono cadute e si sono rialzate, ha confessato Nobile. Ritiene che la televisione moderna, spesso disfattista e falsa, potrebbe trarre beneficio dalle esperienze di vita vissute e superate, come quelle che ha affrontato sua madre. Per quanto riguarda i suoi desideri personali, Stefania sogna di avere un parrucchiere personale da portare sempre con sé. Tuttavia, il desiderio più grande rimane quello di trasferirsi stabilmente in Albania, un luogo dove si sente veramente a casa. Mi piacerebbe avere un parrucchiere personale da portarmi sempre dietro. Il desiderio più grande però, è vivere in pianta stabile in Albania. Lì mi sento a casa, ha rivelato Nobile.